by Marco Fisarmonica, in collaborazione con SA Project Edizioni Musicali e Alberici Trasporti Stradella, presenta Fisarmonicando, sedicesimo anno. Piaciute mai le scale, hai sempre preferito l'ascensore, io non ci ho mai pensato a lavorare, guadagni con la disoccupazione, con l'aria della fabbrica sto male, te l'ha certificato che dottore, m'hanno cacciato anche da casa mia, hai l'obbligo di firma all'osteria. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do, ma dimmelo un po'. Di giorno barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ho fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Di briscola, di scopa e ciappano. Hai perso, adesso tocca a te pagare. Dai, paga te, che dopo te li do. E sera su ritorna la Marietta, e finalmente mi riposo un po'. Per te fatica anche far l'amore, se mi addormento che colpa ne ho. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do, ma dimmelo un po'. Di giorno barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Eccoci qua, 22esima puntata! Ciao ragazzi, siamo di nuovo qua in vostra compagnia. Ci stavamo raccontando il San Valentino, ci siamo dimenticati, e il Carnevale. Il Carnevale, mi ha dimenticato tutto, siamo due disastri. Ormai 15 giorni, ma... Vabbè, dai pazienza. L'hai festeggiato bene? San Valentino, sì, a casa. Come in compagnia del mio amante. Donna amante mia. Sì. Con Giorgio, no, Matteo. Stavamo parlando prima della diretta, proprio che c'è stato un po' un rebelot a San Valentino e un sacco di gente a mezzogiorno, doppi turni. Per i ristoratori, poveracci, certo, devono lavorare, però se vai al ristorante che devi stare lì mezz'ora, guardare l'orologio perché devi alzare e fare sedere l'altro, non è proprio il massimo. Beh, comunque dai, i ristoratori giustamente hanno guadagnato qualcosa, meno male. Siamo contenti, però non basta solamente una giornata. No, non gli basta, penso purtroppo proprio. Per vivere, come vendere una fisarmonica, fare due date nel periodo estivo per l'orchestra. Nell'arco di un mese. Comunque, vabbè, viva gli innamorati. Viva l'amore. Viva l'amore.
viva l'amore, sì che sono... Cosa fai con quelle mani? Dico, no, sai, su Facebook dico, cioè, sono tutte le frasi, viva l'amore, tutti innamorati. Sì, poi solo il giorno di San Valentino uno sei innamorato, innamorato di un anno. Mano nella mano, e poi... E poi giorno dire, dopo, se Giorgio vuole farti un regalo, non aspetterà San Valentino. Infatti, non me l'ha fatto Giorgio, San Valentino, giusto? Cioè, un pensiero vale tutti i giorni. Lui me l'ha fatto molto prima di San Valentino. No, 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 no. Ma va bene così, a me piace la sorpresa quando magari arriva a casa. Anche io, Silvana, ho fatto un regalo. San Beh, però San Valentino. Gli ho regalato, sai cosa ho regalato? Un pollo allo spiedo perché era buono. 5,50 euro con un po' di. Perfetto, con le patatine fritte. Con le patatine fritte. Chiudi così, Silvana, che cosa dai, vuoi? Dai, cominciamo. Beh, a me ha preparato la cena comunque. Sì. Quindi, sì, era tutto, tutto... Tutto cosa? No, era tutto col pizzo, tutto un po'. Lui col pizzo? Sì. No, aveva sulla tuta. Col pizzo. Vabbè. Vabbè, dai. In intimo, andiamo, dico, l'intimo. Sì, in intimo, sì, sì, con il grembiulino, il pizzo. Dai. Andiamo, siamo in zona protetta ancora. No, non è andato niente, cosa normale. Allora, dai che andiamo con la musica. Matteo Monti. Ah, che è dedicata. Ecco, è dedicata ai fratelli Monti questa bellissima puntata. E poi ci saranno anche, ciao 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 ragazzi, bravissimi, eh. E poi ci saranno anche anni 60, 70 e 80. E allora cominciamo con Matteo Monti, un bellissimo valzer, Ruba Cuori, poi ci sarà Gigliola Cinguetti con una mazurka cantata E qui comando io, giusto? Quello bella. Che dici tu a Giorgio, eh? Non è vero, lo so, lo so. Non è vero. Luca Monti con una mazurka, La Miglia Vacca. Thank you.
mio, e questa è casa mia. Quindi voglio sapere, ogni chi voglio sapere, e qui comando io, e questa è casa mia. Ogni chi voglio sapere, chi viene e chi va. Quando la luna la cambia il color, vieni calora, vieni calora. Quando la luna la cambia il color, vieni calora, mi pare l'amore. E qui comando io, è questa casa mia. Ogni voglio sapere, ogni voglio sapere, che qui comando io, è questa casa mia. Ogni voglio sapere, chi viene e chi va. È qui comando io, è questa casa mia. Ogni voglio sapere. Thank you.
baci in TV con Fisarmonicando. Bene, rientrati a Fisarmonicando, un saluto agli amici di Telecity e di Antenna del Mediterraneo, gli amici che ci stanno seguendo su YouTube, YouTube Red in tutto il mondo. Tutto il mondo, benissimo, saluto a tutti. Non hai messaggini stasera? Sì, vado a prendere... Vero, ce l'ho di là, ce l'ho. Lì, ho detto, non è dedicata la puntata ai fratellini Monti, esatto, a Piacenza. I video, e sottolineo, sono tutti interamente dal vivo. Bravissimi, eh? Ne ho visti alcuni su YouTube. Questi giovani accendono, vanno, Sì, sì, che bello. Che breve. Almeno un po' senza rete, via. Vabbè, ma quando si è giovane bisogna far così. Bravi. Luca e Matteo. E ci sono proprio loro. Eh beh, certo. Perché è dedicata a loro questa bellissima puntata. Luca e Matteo con una polca fisarmonicata. Scritta io quella. Sì, sì, lo so, la conosco perché la facciamo anche noi. Ah, non lo sapevo, sai. Come no? Ma certo che lo sai. Allora mi fai prendere i soldi? E certo che ti faccio prendere i soldi. Quando suoneremo? Infatti ne abbiamo presi di soldi. Esatto. Sì, infatti. Enzo e Terry, grande richiesta. Vogue, va, gondolier. Te la ricordi? Bella, sì, ho visto due colombe andare in alto. Ricordo, sì. Giorgio, volevano fare il nido in paradiso. Vai. Luca Monti, bellissimo valzer, stornello. Vogue, gondoliere, canta
sia mia, mi hai fatto innamorare. Ho visto due colombe andare in alto, parevan fare il nido in paradiso. Venezia nostra, sei il più bel nido. Che piange quando passa la regata, lui più non può remar, ma spinge a voce.
Fisarmonicando. Enzo e Terry, mamma mia. Che mitica coppia, eh? Veramente, veramente, veramente. Era il periodo di Enrico Musiani. Sì. Che saluto. Ciao Enrico, ciao Sabrina. Ciao, ciao, un bacione. Vicinissima a noi, abitano a 5-6 km da Stradella. Noi, siamo persi un po' di vista perché Sabrina, vabbè, è sempre impegnata a Canta Lombardia. È vero. E saluto Enrico, un mito, 3 dischi d'oro. Troppo, troppo lo simpatico. Lo sottolineerò sempre, 3 dischi d'oro. Grande, a un milione di copie comunque, non a 10.000 come ora. Caspita. Tu hai mai vinto un disco d'oro? No, cioè secondo te. No, voglio dire, però hai avuto un successo con alcune canzoni. Sì, 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 certo, però livello, il disco d'oro livello, sono ben lontane. Mamma mia, magari. Magari. Magari, magari. Io l'ho visto, sai, li appesi proprio Sabrina. Sì? Sì, 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 sì. Io ne rubo uno qualche volta. È d'oro, Ragazzi, valgono. Parliamo dei CD o aspettiamo? Hai voglia? Sì, sì. Che dici? Vuoi dirlo tu? Ci tieni? Sì. Vai? Vado? Prego. Eccolo qua. Ti ricordi? Sì, penso, correggimi se sbaglio. Vadi, vadi. Allora, eccoli qua, il grande CD di Giorgio Villani. Sono 6 CD, ne vedete 4 perché per 2 sono doppi. Praticamente 6 CD, 40 euro, di cui un CD, questo, che contiene anche, scusa Giorgio, quello rosso lo fai passare così lo vedono, contiene anche le basi di Venturi. Quindi 40 euro più le spese di spedizione, 10 euro, sono 50 euro tutto il pacchetto. Per chi volesse anche le altre basi, ci sono altre basi di Gian Ferrari, altri artisti molto molto bravi della fisarmonica, ci aggiungiamo una chiavetta con tutte le basi di questo CD. E quindi la chiavetta verrebbe sui 30 euro, tutto il pacchetto, chiavetta e 6 CD, 80 euro, tutto compreso. Non si può avere la chiavetta, solamente la chiavetta, sì. Quindi dovete acquistare i 6 CD e daremo la chiavetta, il tutto 80 euro. Ricordate, questo è un messaggio che lancio ai fisarmonicisti, ci sono all'interno di questa chiavetta 24 basi MP3 originali, esatto, con strumenti veri di Gigi Stockler, Arco Gianferrari, Carlo Venturi, adesso non ricordo, però originalissimi, quindi 24 basi costerebbero all'incirca, vabbè, sì, comunque chi non fosse interessato alle basi ci può comprare solamente i CD, però insomma molto interessante questa offerta per chi suona, sì, per molto chi suona. Poi i CD sono belli con delle cover, la voce di Claudia. Sì, insomma, c'è anche il mio doppio. E poi freschi, 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 questi sì. Due con le by Marco, tutte con le by Marco poi fondamentalmente. Quindi. Ok. Esatto. 3335339936. Ok, andiamo con la musica. Marco, ci sei tu. Oh, sì, qual è? La sigla del 2007, un valzer cantato alla vecchia maniera. La prima sigla di Fisarmonicando. C'era Luigi Beghini, Sandro Lario, Marco Beghetti, Michael giovanissimo, all'epoca aveva 2007, aveva quanti anni ha Michael? Non lo so quanti anni ha Michael. Ma forse prima del 2007. Michael, quanti anni avevi nel 2007? Comunque 12-13 anni aveva Michael. 14, alla vecchia maniera, con Salame anni. Barbera. Mamma, che bello. Bellissimo video, bello, bello, bello. E poi c'è Mario Tessuta, grande richiesta, Lisa dagli occhi blu. Bellissima. Bella. Tan, 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 tan. E poi la pubblicità. Ci vediamo dopo. Tutto è pronto, comincia la festa. Quattro amici e un po' d'allegria. La chitarra e la fisa che suona. Quattro salti in compagnia. Basta poco per fare baldoria. Questa sera dimentica i guai. Presto corri, non farti pregare. Scendi in pista a ballare con noi alla vecchia maniera. Per voi canto stasera.
bella buona, per la gente sincera, canto e suono per voi alla vecchia maniera. Basta poco per fare baldoria, questa sera dimentica i guai, presto corri non farti pregare, scendi in pista a ballare con noi, alla vecchia maniera, per voi canto stasera, con salame barbera, che gran festa sarà, le canzoni alla buona, per la gente sincera, canto e suono per voi, alla vecchia maniera. Seconda B, chi avrebbe detto che poi finiva qui? Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Amore fatto di vento, il primo
Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli, da ascoltare e da suonare, sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe. Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. SA Project. Edizioni musicali. Produzioni discografiche. Videoclip. Distribuzione digitale. Duplicazione CD, DVD, chiavette USB e vinili. Per info e preventivi, info@saproject.net oppure 348 3541 865. SA Project. Dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato. Festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Fisarmonicando. La primavera è finita. Era così? Sì. Ha fatto solo quella forse. Stavamo parlando lato A e lato B. Lato A, cioè, sì, un 45. Da una parte Elisa e dall'altra parte gli occhi blu. Però è vero, per risparmiare, poverino. No, però abbia un grande successo questo a livello mondiale, ma forse. In quel periodo, chiedo Giorgio, perché io ma ero piccolissimo, ma tutti i brani che uscivano erano successo a livello mondiale. Allora sì, è vero. Cioè, se ci pensi, collegandoci a Sanremo, che è un brano, quello sì, di Durango Tango, cioè abbiamo vinto anche Sanremo con un gorilla, quindi voglio dire, però questi brani duravano, a parte che sono degli evergreen ancora oggi, esatto, ma brani a livello mondiale. Se tu pensi già, cioè anche adesso ti ricordi la cioè già i Pooh con Piccola Katy, che è molto recente, del 68 comunque, sì. Quindi renditi conto, ancora la cantano adesso, cantano ancora adesso. Scimione non lo so se lo cantano fra senza togliere nulla a questo grande artista, però stiamo parlando della qualità, esatto, cioè queste canzoni ce le ricordiamo ancora e ricordiamo ancora i testi. Dopo Sanremo non ricorderemo. No, ma i ragazzi del giorno d'oggi non so se fra 30 anni si ricorderanno o 40 si ricorderanno le canzoni non di credo. Adesso. Non penso, non penso proprio. E Michael, che è un 28enne, forse l'ho già detta questa cosa, comunque anche brani stranieri li ricorda, tipo sì, degli Eagles. Sì. Giusto Michael? Hotel California, esempio. No? Ecco, sono brani che comunque. Che rimangono e rimarranno, secondo me. Nel tempo. Per sempre le canzoni di Lucio Battisti. Baglioni. La prima Battisti. Canzone che si fa con la chitarra è la Mina. Canzone del sole, Mina. Tutte Baglioni. Quelle canzoni Strada lì. Facendo. Baglioni, cioè, sì, non è Cocciante, Renato Zero, ne puoi dire. Ecco, questa è la differenza. Esatto, questa è la differenza. Abbiamo parlato un po' di musica, vabbè meno male. Programma musicale, vai. Matteo Monti, una bellissima mazurka, Gondola. E poi ci sarà Grande Richiesta, Riccardo Fogli con Tanta Voglia di Lei. Tanto per citarlo. Questo qua è un successone. E poi ci sono io con... Vi faccio i gesti? Ah! Gliel'ho suggerito. Balla twist. Ho camminato. L'ultimo video che ho fatto, l'ultimo no? L'ultimo video, ho camminato. E poi basta, poi ritorniamo poi torniamo in studio, noi. Certo. Sì, sì. Ho camminato.
mi dispiace di svegliarti. Forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti. Tra un minuto me ne andrò. Sei più piccola che mai, in silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Il mio amore si potrebbe svegliare. Chi la lei si muove e la sua mano dolcemente cerca me, e nel sonno sta sfiorando pian piano il suo uomo che non c'è. Calpestare
dormito, piangendo cancellato, sia te che il mio passato. E invece no, e invece no, e invece no. Offertissima Fisarmonicando 2020. Amici, 5 CD più 1 in omaggio a soli 50 euro, spese di spedizione comprese. I migliori fisarmonicisti italiani li trovi solo a Fisarmonicando. Chiama subito 0385 40501 oppure 348 354 1865. Ricorda, offertissima Fisarmonicando 2020. Fisarmonicando. Grazie per il primo piano, grazie. Aspetta che non mi vedo il monitor. Ah beh. Ma perché storgo sempre gli occhi? Non lo so, ma non ci vedi il monitor? Allora posso togliere anche vedo, io? Vedo. Così non mi vedo proprio del cioè, vedo che ci sono due pistole lì, ma non vedo bene il viso, ecco. Tu ti vedi bene? Io non vedo, no, io senza occhiali proprio, sì, vedo che sono io. Però... ci mancherebbe. No, ho capito. Vabbè però... che siamo un po' rinco, però ci... no, vediamo che c'è una perché, donna. Perché mi aiutano? Ah, come ti vedo bene così, mi vedo vicino. Ma ecco, così mi vedo. Siamo belle che andate. Vabbè, dai, se non si scherza un po'. Marco, dai. È vero. Non c'è un po' di allegria? Cosa c'è? Giorgio Brontola? No. Non c'è nulla, non c'è più nulla. Ah, con gli occhiali, zoom. Allora, Fisarmonica by Marco Stradella, poi via, ditta Slucchini, www.bymarco. Molti chiedono, mandami adesso con WhatsApp, vogliono vedere la foto. Registrami la fisarmonica. Una volta si provava le fisarmoniche, non è che... Con Zap si può fare tutto, no? E poi come fare l'amore con una donna con Zap, è impossibile. Bello, dici? Non lo so. Ah, non lo so. Non credo, se forse parli... è meglio toccare, no? No. Ecco, la fisarmonica è uguale, noi possiamo mandarvi un video, farvi sentire le sonorità, ma il suono no. Di una fisarmonica da un cellulare non sarà mai reale, quindi evitiamo, andate allora su... bymarcofisarmonica.it e vedrete tutti gli strumenti, eccetera. Certo. Non chiedete mai dei prezzi perché ne parliamo direttamente. Privatamente. Quando okay. Vengono a trovarti praticamente. Sì, prima proviamo e poi parliamo di contrattiamo. Prezzi. Contrattiamo. Ok? Luca Monti con una polca. Anna,
E poi ci sarà Bobby Solo con Siesta. Che ricordi Siesta? Al mio paese. Ah sì, certo. Sulle la facevamo noi in orchestra. Vabbè. Mi dimentico sempre i qui, titoli. Qui 62, 63? Bellissima, 62. 62. Sì, 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 me l'ho richiesto. Me la ricordo. E vabbè, ogni tanto mi cade una capsula, scusate. Ancora? Ma sì. L'avevo attaccata con l'attac. L'attac non dura tutta la settimana. È vero. Quindi. Ci pensa Giorgio. E dopo Giorgio, mi raccomando. E poi Matteo Monti con La Comparsita. Mi sembra di volare, di stare
sulle case, tutta la gente chiude gli occhi, chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta, è festa per me, e invece di dormire io vado a passeggiare da solo con mio amore. Mi regala sirenità, rubate i cancelli, e mi cuce il colore di baci sopra i capelli. Come un re e una regina, noi traversiamo la città, però la gente non lo sa. Al mio paese la gente non lo sa, al mio paese la gente non lo sa, al mio paese.
l'aurino. E oh, ma avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ho fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Guarda Cintilù, con fisarmonicando. È caduto il regista, guarda. L'hai sentito? Ci sei, Michael? No, no, vabbè. Al telefono. Vabbè, sai, poi lui tempo è poco, poi deve scappare. Esatto. È giovane lui, ragazzi. No, stavo parlando che molte persone purtroppo all'epoca non hanno recepito i diritti d'autore. Esatto. Purtroppo, perché ci sono stati dei giochi in particolar modo all'estero che gli editori poi vendevano le cassettine, i dischi, sì. non hanno pensato a editare il brano. Esatto. Adesso al giorno d'oggi si edita tutto. Sì, sì. Ancora prima di è già depositato. È già depositato perché è già pronto, perché sennò fai lo fischietti, lo depositi, perché se no te lo rubo. È vero. No, è vero. Ti piace questo brano? No, non sì, fatelo sì, sentire, sì. Però non fatelo mai sentire prima, perché è già depositato da un altro. Ci arrestano qualche giorno. Allora, grande richiesta, davvero la richiesta. Sì, veramente. Questa bellissima canzone, a me piace molto, La canto io. Notte madrilena, saluto anche Gianni Stellavato. Bella, molto ritmata, bella. È carina, piace molto. Ti prende molto. È semplice, è molto semplice. No? Però anche da cantare sul palco ti prende. Sì, ti prende, è un bel ritmo e tutto quanto. Fausto Leali con A grande richiesta con Aki, un grande classico. Altro brano indelebile. Aki.
non a te. È finita tra di noi, ma forse un po' della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. Conclusa anche la 22esima dedicata ai fratellini Monti da Piacenza, saluto mamma e papà, ciao, salutone. Vi voglio bene. E stavo dicendo, sentendo Fausto Leali, voce, io l'ho sentito dal vivo poco tempo fa, una voce incredibile. Ancora. Intonatissimo, proprio. Sì. Pensa che Fausto Leali andava dal mio maestro. Sì, no. A Brescia. Veramente? Sì, sì. Andava dal mio maestro di canto, cioè lui era andato molto prima ovviamente, però quando io sono andata da questo maestro che si chiama Baruffa. Baruffa è stato il tuo, io conoscevo di nome. Baruffa è... Sentito, cioè non di persona ma... Sì, sì, ma era bravo, era molto bravo. Io avevo 15 anni e mi ha raccontato proprio tutta la storia. È bravissimo che... Fausto Leali, veramente, ho sentito dal vivo. Sì. Un'intonazione, ma poi anche in televisione quando fai i programmi lo senti che insomma, sì, insomma. Siamo a livelli, gente che ha cantato, esatto. Gente che è stata sul palco, esatto. Poi è nata e è cresciuta sul palco, quindi fondamentalmente. Bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata, l'abbiamo dedicata ai fratellini Monti, abbiamo parlato un po' di tutto come sempre, perdonateci, ma anche perché se non ci aggrappiamo a qualcosa non sappiamo cosa è molto difficile raccontarci in questo sì. momento, quindi ci aggrappiamo dicendo cose comunque
esatte, vabbè, magari inerenti alla musica e tutto quello che ci sta succedendo. Stellassa, è finita. Dimmi Marco, è finita. Salutiamo tutti. Sì, salutiamo, fai, salutiamo lo staff, salutiamo Giorgio, salutiamo Marco. Un grande bacione a tutti quanti e noi cosa facciamo? Vi diamo l'appuntamento con Fisarmonicando la settimana prossima. Un grande bacione anche a te e un grande bacione a voi. E che Dio ci benedica come tutti sempre. Quanti. Tutti quanti. Ciao ragazzi! Presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello. Ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore con questo.
quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor. Con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Mi prepara anche la cena, e poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangia o salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor. Con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor. Con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. In cucina vinci sempre tu. Con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina. In cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor. Con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena non ci amiamo, tu ci hai rubato il cuor. Con quel piatto di minestra noi sappiamo.